Ciao ragazzi, come stiamo? Allora, l'altro giorno stavo cercando della roba su Google e delle serie TV, tipo, nell'anteprima delle serie TV mi sono uscite ste card qua, fatte così, tipo, che rappresentavano le serie. Poi andavo a aprire, vedete, questa roba che è il click. Su Google era in over, qua sono fatte il click, ma va bene, cambia poco. E l'ho trovata una cosa veramente carinissima e quindi ho deciso di farle anche io, di vedere come si fa a farle. E ho scoperto che su YouTube ci sono 752.000 tutorial di come fare questa cosa qua. Quindi ho deciso di copiare un video a caso, vi lascio il link in descrizione del video originale e rifarlo insieme a voi, ok? Però prima di iniziare, voi iscrivetevi al canale che non vi costa una cippa e invece per me fa differenza. Mi sto chiedendo effettivamente se mi fa differenza o no. Comunque, vabbè, voi nel dubbio iscrivetevi. Lasciate tutte le domande nei commenti e poi mettete like, mi raccomando, e basta, sigla. Bene, eccoci qua, pronti. Allora, innanzitutto devo capire su quale sto lavorando. Quindi vediamo un po'. Questa qui è quella vuota, ok, mentre questa qui era quella sbagliata, ok, fantastico. Allora, sì, perché ovviamente l'ho già fatto prima, naturalmente, se no come cazzo faccio a farvi il tutorial e di conseguenza ho aperto quello che non ho cancellato. Spettacolo. È lunedì! Ma voi vedrete questo video di martedì o di giovedì e quindi non fa testo. Va bene, dai, iniziamo dall'inizio. Iniziamo dall'inizio. Andiamo bene questo video. Se vedete che ero già partito stamattina, non c'avevo voglia di fare video, ve lo dico. Però va bene. Allora, come si fa? Vediamo un po'. Partiamo andando a crearci un div che chiameremo wrapper come da video originale. Sto giro lo copio veramente tale quale, ci metto niente di mio. Poi ci mettiamo un container. Container, sì, bravissimo. E poi creiamo la nostra prima card, che adesso devo capire come l'ho fatta, perché naturalmente nell'altro monitor ho l'esercizio già fatto. Quindi, come prima cosa, vado a creare un input type radio. Input type radio, che non è qua, ovviamente, vabbè, ci metto meno scrivere. Input type radio, poi gli devo dare un nome, lo chiamo slide, bene, e poi gli devo dare un ID, e qua lui mi ha detto di scrivere C1, e poi al primo gli do un checked perché rimanga aperto. Vabbè. Quindi poi faccio un label for C1, ok, class card, ok, e dentro la label lui ha messo una riga, un row, ok. Un punto icon dove ha messo sta scritta 1, ok, quindi questo è un div. Poi ho fatto un description e dentro il description ci ha messo un H4. Allora io ho fatto le quattro stagioni, quindi ci scrivo winter p e un po' di testo. Loren ipsum dolor sit amet consecutio tour, ok, punto, vabbè, poi potete farci quello che volete, quindi tecnicamente questa qui è una card. Ovviamente ragazzi non vi ho detto, però di fatto penso che sia abbastanza intuibile, mi sono già preparato una cartellina con le immagini e con un minimo di struttura. Quindi a questo punto credo di dover andare a prendere le label, ok, sì, le label e andare a duplicarle 2, 3, 4 volte e andare a modificare i vari ed eventuali, quindi qui C4 C4, ovviamente mi sta segnando errore perché c'è l'ID, qui C3, dai questi suggerimenti che due coglioni, sempre in mezzo alle palle, Dio santo, ma falli apparire quando voglio io, no cazzo, no, quando ci vado sopra, cosa cazzo me ne faccio i suggerimenti quando ci vado sopra, vaffanculo, Madonna, oh ragazzi. Cioè, beh, i suggerimenti piacciono, sono utili, voglio dire, ma sono di un invadente i suggerimenti su Visual Studio Code. Allora, qua mettiamo a primavera, quindi spring sul numero 2, sì, e poi devo mettere 2 anche qua, ovviamente. Poi abbiamo summer and fall, quindi questo è il 3, questo diventa 3, questo qua è summer. E questo qua diventa, perché non ho cambiato questo? Ah, perché ho cambiato di là, 4. Beh, sicuramente ne avrò cannato qualcuno. Questo diventa fall, e poi è fall o autumn.
Ah, aspetta, forse scenario. Fall mi sa che è americano, autumn è inglese o viceversa, beh, non mi ricordo. Comunque vogliono dire tutti e due autunno. Cazzo se ne frega. Ok, perfetto. Quindi cosa abbiamo di qua? Abbiamo questo. Sì, perfetto, molto bene. Ah, perché ho tutti i checked copiati. Ok, aspetta, devo lasciare il checked solo sul primo. Quindi questo qua va via. Questo qua va via. Che cazzo è che mi vanno messaggi? Non mi dovete rompere i coglioni. Mi sono dimenticato di spegnere il telefono. Non mi dovete rompere le palle mentre sto registrando. Dio santissimo. Ok, a posto. Vediamo se è vero. Ok, perfetto. E adesso andiamo nel foglio di stile, che è un po' più rottura di palle, c'è un po' di roba da scrivere, ma neanche tanta. E strada facendo, vediamo, vi spiego un attimo cosa stiamo facendo. Allora, quindi di là abbiamo fatto un input type checkbox, abbiamo creato una label, ci abbiamo messo un po' di roba e avete visto il risultato. La prima label è già la prima label, il primo checkbox. Sapete quella mattina in cui tu te lo senti e dici no Simo, stamattina non sta a fare video, che non è proprio la mattina per fare video questa qua, però dice sì, ma ho le scadenze, devo farlo perché sennò mi prendo indietro. Sì, ma guarda che proprio non ce ne hai stamattina. Yeah! O magari esce un video della Madonna. Vediamo. Allora, richiamo il wrapper. Comunque, vabbè, abbiamo fatto gli input già checkati. Me ne sbatto le palle. E fine della presentazione. Gestitevela da soli. Imparate da soli come si fa. È ora che camminiate con le vostre gambe. Allora, prendiamo il wrapper. Gli mettiamo un 100% e un height 100 viewport. Bene. Poi mettiamo il display flex. Align item center. Sì, mi dai un sacco di suggerimenti, ma porca puttana, ultimamente mi manda a capo neanche se pago. Basta, cambio editor, ragazzi. Mi ha rotto i coglioni. Già, mi suggerite un altro editor, perché veramente mi ha rotto le palle. Allora, rivoglio Atom. Allora, non mi dispiace Visual Studio Code, però rivoglio Atom. Allora, vediamo un po' qua cosa è successo nel frattempo. Ovviamente. Ha fatto questo e va bene, e adesso prendiamo il nostro punto container che ha un'altezza di 400 pixel del video originale, ha un display flex anche lui, ovviamente ha un flex wrap con valore no wrap ovviamente, e poi ha un justify content start. Vediamo cosa succede, ma mi sembra abbastanza ovvio che succede questo. Bene, perché le schede sono finite là in fondo, non lo so, ma va bene. Allora, poi dobbiamo andare a definire le card, quindi qui facciamo la formattazione generale di tutte le card, quindi punto card, perché tutti e quattro gli elementi si chiamano card, quindi width 80 pixel c'è scritto, poi viene su un attimo Cristo, poi border radius punto 75 rem, niente, alla gente gli piace scrivere in rem, background size cover messo qua a caso, ah no, sai perché? Perché poi va a prendersi quelle altre singolarmente, perché ognuno ha un'immagine diversa. Adesso c'è un modo di automatizzarla e farla un po' più carina di così. Cursor pointer, overflow idem per sicurezza, overflow idem, sì, per sicurezza, border radius, ma avevamo già dato il border radius, 2 rem, ma che cazzo è border radius, ha messo questo qua nella struttura, vabbè, scusatemi, perché io a volte faccio un po' fatica a copiare i tutorial, poi non me ne accorgo e qua mi ripetono le cose 52 volte, poi verifichiamo, quindi margin 0, 10 pixel, avendo preso il tutorial pari vuol dire che mi ha ripetuto due volte il border radius, dai che non decidi. Display flex, align items flex end, chissà perché, adesso lo capiremo, e poi c'è il transition che lui ha messo punto 6s cubic bezier punto 28 virgola meno 0.03 virgola 0 virgola punto 99 e box shadow 0 10 pixel 30 pixel meno 5 pixel RGBA 0 all'8 per 0.00 punto 8 all'80%. Va bene, che è successo?
Cosa starà mai succedendo? Ah, questo qua. Ok, perfetto, sì, ha senso. In effetti, tutto questo ha molto senso. Andiamo avanti. Allora, qui adesso abbiamo la riga da formattare, quindi riga. Che, madonna, questi suggerimenti, Dio santo, sta rincoglionendo sto software. Display flex, va bene, è anche vero che presumibilmente le registrazioni mi fanno un po' di rottura di scatole perché mi danno un po' di ritardo sul Bluetooth della tastiera, ma Cristo d'un Dio, questa cosa qua però la sto riscontrando anche quando lavoro senza, quindi, e anche quando lavoro senza tastiera, tra parentesi. Dove cazzo sono? RAW flex, no wrap, si vede tanto che non c'ho voglia di fare video stamattina. Gli impegni, prendersi impegni. Allora, background color 000, queste cazzo sono le icone? Ah, i cerchi forse. Colore FFF, madonna che lungo sto video. Border radius 50%, va bene. Width 50 pixel, va bene. E anche questo display flex, si usa proprio niente ormai display flex. Justify content center, sì, bla 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 bla. Justify content center, fammi vedere, align item center. Ma pensa te che novità, align item center. Fa anche caldo oggi, ieri c'era il diluvio universale. Qua facciamo un margine 15 pixel su quattro lati. Ieri c'era un diluvio universale, facevo un freddo boia, stamattina è un caldo della madonna. Cos'è sta schifezza? Vabbè. Allora, poi abbiamo il div che si chiama description. Dove cazzo è andato il cursore? Ah, di là, è andato nell'altro monitor. Cursore. Il div che si chiama description. Mamma mia, dove finisce sto video? Allora, vediamo un po'. Display flex! Incredibile! Fammi indovinare. Justify content center. Ma pensa te, incredibile, flex direction, beh giustamente column, anche se non ho idea del perché in sto momento qua, ma poi lo capirò. Allora, overflow, questa cosa qua dell'overflow idea è una cosa che vedo in tantissimi tutorial, cioè il fatto che proprio si premurano di evitare che escano inutili barre di scorrimento. Non capisco se è eccesso di zelo o se effettivamente magari in qualche browser che io non uso ci sia il problema. Width 520 pixel, ok, adesso le devo andare a nascondere ovviamente, quindi opacity 0. Perché le nascondo? Ah, perché devono uscirmi all'over, quindi i testi qua compaiono e scompaiono. Quindi transform, questo qua ma fa un translate y, quindi me la sposta verso il basso di quanto? Di 30 pixel. Ah, ho capito, questi qua sono i testi, è il blocco che contiene i testi che arriva. Transition delay qua, mi ha messo punto 3 decimi secondo, così arrivando più tardi. E poi c'è un transition generale, ma non si sa scrivere così, no. Punto 3S, ok, vaffanculo, is, ok, benissimo, quindi qua adesso dovrebbero scomparire i testi, molto bene, ok, e fin qua ci siamo, e adesso abbiamo il description, viene su. Allora, vabbè, un po' di formattazione ai testi, quindi description, P, e che altro c'era dentro? Ah, l'H4 c'era, colore FFF, questo non si vede niente, padding top 5 pixel per staccare un attimo, ok, e poi c'era l'H4, mi sembra il titolo, description H4, vabbè, tanto potevo scrivere anche PH4 e basta, tanto comunque ci abbiamo solo quelli, text transform per case, bene. Allora, adesso iniziamo a fare la cosa giusta, quindi andiamo a fare input, quindi il nostro checkbox display none, e va bene, e fin là, e dovrebbero sparire questi qua, ok, perfetto, e questi qua si vanno a stringere. Adesso devo andare a fare la piccola animazione, quindi gli dico che input due punti checked più label, fatto scritto e dai più label, ok, width 600 pixel, cioè che tradotto le label devono diventare quando è checkato, ok, quando faccio il click sul check le label devono diventare di 600 pixel e va bene, quindi poi sempre input due punti quando è checkato, quando è checked più label
punto description, ok, deve tornare fuori l'opacity, ok, quindi opacity 1, e vedo che lui gli dà un important, non so se sia necessario, vabbè, ma lo mettiamo. E poi c'è un transform, ovviamente, translate y, che riporta la baraccata a 0. Anche qua lui ha dato un important, non so perché, lui, lei, cioè non lo so chi sia, ok, poi vi lascio il link nella descrizione. Bene, cosa succede qua? Questo, e queste qua in teoria sono già funzionanti, ah sì, pensa te, che forte, ok, ottimo. E adesso invece giustamente lui va a sfruttare il nome univoco qui che ha dato, quindi il for, ho visto for, vabbè, però in questo caso qua andava bene anche l'id, penso, no? C1, e va a caricare un'immagine diversa per ognuno di questi. Ovviamente ho dato dei nomi stupidi alle immagini, così ci metto meno a caricarle. Quindi questa qua, background image, url, punti slash, cartella img, cartella pic 1, ok, perfetto. E poi se mi vado a prendere questi e li vado a copiare 2, 3 e 4, vado a cambiare 2, 3 e 4 e vado a cambiare qua con 2, vaffanculo, 3 e 4 e 4, ok, quindi ho caricato come sfondo un'immagine differente per ognuno di questi. Vediamo un po', tac, guarda che bello, che carino, facile, semplice ed efficace, semplice semplice. Mi viene quasi da chiedermi, ma potrei farne un altro dove andiamo a vedere come si va a fare questa cosa qua, main over, molto molto carina ragazzi. Quindi vedete, usando solo HTML e CSS abbiamo creato delle card molto belle come quelle che utilizza Google nelle ricerche. Bello, bah, sono soddisfatto, abbiamo finito, ok, a posto. Mio Dio, vabbè ragazzi, io vi auguro una buona settimana, anche se non ho idea di quando state vedendo questo video, perché ovviamente sapete che li faccio con un po' di anticipo. Noi ci vediamo alla prossima, grazie per avermi seguito in questa memorabile giornata in cui sono di ottimo umore e sono molto 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 sul pezzo, e ci vediamo alla prossima, l'ho già detto, quindi see you next time, ciao!